Una buona giornata e un buon inizio di settimana dal TG6. In apertura del nostro telegiornale, la cronaca che ci porta a Teramo. I recenti episodi di violenza preoccupano la città ed in particolare i residenti di Piazza Garibaldi. Intanto il comune ha istituito la chiusura del sottopasso. Tania Bonici Castelli. Piazza Garibaldi a Teramo dalle 21 in poi diventa terra di nessuno. Violenza, alcol e spaccio sembrano essere di casa in questo luogo preso come punto di riferimento da tanti balordi e la sera diventa pericoloso attraversarlo. È quello che riferiscono i residenti della zona che hanno iniziato a confrontarsi tra di loro per una raccolta firme da inviare alle autorità competenti. Intorno alla piazza ci sono vari chioschi che vendono alcolici fino a notte inoltrata, insieme ad altre attività di cibo caldo che sfornano panini non stop. Inoltre, proprio da Piazza Garibaldi partono e arrivano diverse linee di autobus che conducono nelle frazioni e nei quartieri periferici della città. Una situazione del tutto simile ad altre realtà cittadine, se non per il fatto che la zona sia stata eletta punto di ritrovo multirazziale per spacciare droga, ubriacarsi e aggredire violentemente. Solo nelle ultime settimane si possono contare episodi piuttosto gravi. Una maxi rissa tra stranieri che ha avuto come conseguenza diversi feriti. L'accoltellamento di un autista di bus mentre cercava di sedare un litigio tra due passeggeri. E l'ultimo, 2 giorni fa, il pestaggio di un ventenne da parte di 2 ubriachi. Il ragazzo pare abbia reagito verbalmente agli apprezzamenti pesanti fatti alla sua compagna. È stato un attimo e si è scatenato l'inferno. Il giovane è stato gettato a terra e picchiato violentemente. Ha rischiato di morire, scrive addolorata la madre sul web. Il quartiere da tempo segnala ciò che accade di notte anche nei giardini di Via Riccitelli, adiacenti a Piazza Garibaldi, un luogo poco illuminato e di conseguenza teatro di compravendite illecite. Intanto le forze dell'ordine pattugliano quotidianamente la zona e per prevenzione è stata disposta la chiusura notturna dei sottopassaggi della piazza. Interviene anche il sindaco D'Alberto, che annuncia un aumento del numero delle videocamere di sorveglianza. Per cronaca, una donna di 81 anni questa mattina è stata investita mortalmente lungo la statale 150 a Castelnuovo Vomano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, erano da poco trascorse le ore 7:30 e la donna sarebbe stata investita mentre attraversava la strada da un mezzo di passaggio. Immediati soccorsi con il personale del 118 che ha cercato senza esito di rianimare la donna. Cambiamo argomento, le associazioni di categoria continuano a manifestare forte preoccupazione per il caro bollette. In vista di un autunno caldo, oggi in regione primo incontro con l'ente. Paolo Renzetti. Primo tavolo istituzionale questa mattina in regione a Pescara, chiamato a fronteggiare l'emergenza provocata dal caro energia, ma anche dedicato allo studio delle misure più urgenti in materia di transizione energetica e aperto alla partecipazione delle forze imprenditoriali e sindacali abruzzesi. Si è parlato in generale della questione caro bollette. Presenti i rappresentanti delle varie associazioni di categoria e gli assessori regionali Campitelli e Damario. Ci troviamo tutti nella stessa barca, ma nemmeno possiamo illudere che il costo energetico possa dipendere da delle scelte regionali. Qualsiasi sgravio che la regione potrebbe mettere in campo sarebbe sicuramente limitato dal punto di vista del tempo, ma anche dal punto di vista della quantità, quindi potrebbe essere rappresentata soltanto una goccia all'interno di un oceano. È chiaro che parliamo di un tema che ha una valenza nazionale, se non addirittura internazionale. Noi ci faremo portavoce di quelle che sono gli interessi e affinché possiamo tutelare quelle che sono le realtà, il tessuto produttivo abruzzese e i cittadini abruzzesi. È chiaro che dobbiamo ragionare nel lungo periodo, lì con noi come Regione Abruzzo siamo assolutamente presenti per una programmazione, per far sì che gli abruzzesi possano diventare autosufficienti dal punto di vista energetico. Però c'è un'emergenza attuale, c'è quella di domani mattina di pagare una bolletta che è triplicata, dove soltanto la Regione Abruzzo da sola non può farcela. Noi chiediamo aiuto al governo, al nuovo governo, al governo attuale e mi auguro a breve anche il nuovo governo nazionale e anche a livello internazionale affinché in effetti si possa mettere rimedio a questa tempesta perfetta tra pandemia e guerra in Ucraina, che comunque ha portato i nostri cittadini, non solo abruzzesi ma nella nostra nazione, veramente con le spalle al muro.
Il presidente di Confesercenti Pescara, Marina Dolci, ha illustrato alcune delle richieste fatte alla regione dalle associazioni. Sul tavolo abbiamo messo tante proposte di aiuti che vogliamo per le nostre imprese e soprattutto anche per i nostri lavoratori e quindi anche le famiglie. E la regione ha accolto, studierà queste nostre richieste e ci ha dato dei tempi un po' lunghi, quindi aspettiamo un secondo tavolo che speriamo ci sia a breve. E noi abbiamo chiesto tante cose, come ad esempio anche, non so, per un periodo abolire il bollo auto, l'abbassamento dell'IRAP, invece l'incremento del credito d'imposta per le aziende, che si può anche girare anche per le famiglie, se si possono detrarre dalle tasse le bollette e quello che noi andiamo a pagare. E non usciamo col sorriso, io avevo chiesto all'assessore, mi fa uscire col sorriso, non ci siamo ancora riusciti, mi auguro il prossimo tavolo di poter ottenere qualcosa. L'ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa con una nota che per lavori urgenti si rende necessaria la chiusura dell'acquedotto del Chiarino. Pertanto nella giornata di domani, martedì 6 settembre, nella mattinata di mercoledì 7, potrebbero verificarsi disservizi nelle seguenti località. Comuni di Lucoli, Scoppito e Torni in Parte, frazioni di Arischia, Preturo e Sassa del comune dell'Aquila. Si invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di adeguata scorta idrica. L'azienda si scusa per eventuali possibili disagi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Hanno già aperto i battenti gli asili nido comunali a Pescara, dove però alcune famiglie con i posti al completo non hanno accettato posti in asili privati, nonostante il contributo pagato dal comune. Hanno aperto gli asili comunali, qualcuno è rimasto fuori, però è una situazione tutto sommato tranquilla. Vogliamo spiegare cosa accade per quei genitori dei bambini che non hanno trovato posto negli asili comunali gestiti dal comune? Ma diciamo che chi non ha trovato posto è perché è voluto rimanere in attesa, ancora in attesa, perché il comune, dopo che ha stilato le graduatorie, no, dopo il bando, ha comunque ricontattato tutte quelle famiglie per i bambini che erano rimasti appunto a piedi, se possiamo utilizzare questo termine, e ha proposto delle soluzioni alternative che sono state in gran parte accettate da quelle famiglie che erano rimaste e che erano appunto fuori della graduatoria. Poi ci sono anche dei casi di famiglie che non hanno accettato neanche la soluzione alternativa e il Comune addirittura ha proposto loro una sistemazione in quegli asili privati con cui aveva stipulato una convenzione, proponendo anche il pagamento a carico del Comune, quindi dell'ente pubblico, del surplus che l'asilo privato avesse chiesto ovviamente. E molte famiglie hanno comunque accettato, altri invece, per un totale di una cinquantina di bambini, sono ancora fuori in attesa perché magari la prima scelta, la prima opzione è quella preferita e che quindi per loro, anche per motivi magari di comodità familiare, di comodità lavorativa, intendono perseguire, voglio dire. Questo però comporta un'attesa magari ancora maggiore, perché poi non, voglio dire, non tutti potrebbero trovare posto, perché bisogna poi attendere che coloro i quali stanno in graduatoria, ovviamente sono stati scelti per andare in quell'asilo particolare, poi dovrebbero rinunciare, quindi la situazione è questa. Il Comune credo che abbia fatto un ottimo lavoro, a ciò si aggiunge anche che col PNRR sono stati già stanziati i fondi, perché sono stati accettati ben 4 progetti di costruzione di nuovi asili, quindi io mi auguro che, insomma, quando poi verranno ultimati anche i lavori, quando inizieranno e quando verranno ultimati i lavori, mi auguro che tutti quanti, diciamo, i ragazzi, i bambini di Pescara e anche che provengono da fuori trovino posto nei nostri asili. L'amministrazione comunale di Chieti ha confermato le agevolazioni Tari sia per le utenze domestiche che non. Per presentare le domande ci sarà di tempo fino al 26 settembre. Fate richiesta, altrimenti i fondi torneranno allo Stato. L'appello del Comune.
sì della giunta comunale a sensibili riduzioni tariffarie e tari per oltre 1 milione di euro. A beneficiarne famiglie, imprese e liberi professionisti della città di Chieti. Si tratta di un beneficio reso possibile dai contributi statali per l'emergenza Covid-19 che sotto forma di sgravio andranno a beneficio delle utenze domestiche per il 60% e per il 40% a vantaggio nelle non domestiche. Per le utenze domestiche è prevista una riduzione tariffaria della quota variabile della Tari per ISEE fino a 15.000 euro da applicare ad una sola utenza domestica per nucleo familiare ed adibita ad abitazione principale. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione tariffaria della quota variabile da determinarsi a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, svolgono attività economica attraverso la propria sede, domicilio fiscale oppure unità operativa, con i seguenti requisiti: essere regolarmente costituiti e iscritti al registro imprese o all'albo della propria categoria o titolari di partita IVA riferita all'attività di lavoro autonomo e che risultino attivi al momento della presentazione della domanda ai sensi del precedente punto. Rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid-19 ma con riduzione della propria attività e i propri ricavi in relazione al Covid-19 dandone specifica motivazione, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, non possedere redditi superiori a 10.000 euro nel periodo d'imposta 2019 e di aver subito una riduzione del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2021 di almeno il 27% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2019. Io faccio un appello pressante a tutti coloro che possono essere interessati a questo sgravio fiscale, perché è una delle tante cose utili che le amministrazioni locali possono fare per i propri concittadini, soprattutto in questo momento di grave allarme economico. Le domande dovranno pervenire entro il 26 settembre 2022 per l'istruttoria della società Teate Servizi. A mezzo mail all'indirizzo agevolazionetari2022@teateservizi.it o tramite app smart.pa del comune di Chieti, scaricabile sia per dispositivi Android che iOS. Si è chiuso domenica il raduno della Nazionale Italiana di Calcio Amputati che ha scelto Pescara come tappa di avvicinamento ai campionati mondiali in programma a Istanbul in Turchia dal 29 settembre al 10 ottobre prossimi. Nella giornata di sabato si è tenuta un'amichevole contro la compagine allievi della Gladius. Sono orgoglioso che Pescara ospiti la Nazionale di Calcio Amputati che si sta preparando per i campionati mondiali che si svolgeranno in Turchia. Sono orgoglioso perché lo sport non è soltanto competizione, lo sport è tante cose e soprattutto inclusione e socializzazione, e qui veramente c'è il massimo dell'inclusione. Noi vediamo questi ragazzi con le gambe amputate che fanno cose incredibili, come se avessero tutti gli arti regolari, riescono a fare palleggi, rovesciate, c'è una forza di volontà che si vede e si percepisce in maniera unica, e quindi io sono contento che loro sono qui perché danno un grande esempio ai ragazzi della squadra della Gladius, i bambini che si allenano con loro e che vedono qual è la forza che spinge questi giovani a svolgere attività sportiva nonostante una menomazione evidente. Renzo Verniani, allenatore della Nazionale di Calcio Amputati: questi ragazzi sono favolosi, i ragazzini li vedevano con ammirazione giocare oggi a Pescara. Sì, quando vedono delle persone che cercano di superare i propri limiti sicuramente è sempre entusiasmante la cosa. No, sì, dobbiamo andare in Turchia a giocarci il mondiale, quindi noi siamo un po' ad un livello medio e quindi ci dobbiamo allenare bene. Oggi è un grande test con questi ragazzi che corrono veramente veloci e per noi è tanta roba. Abbiamo notato l'appello fatto dalle autorità a spendere, a investire nelle periferie e aiutare chi è in difficoltà attraverso lo sport. Personalmente credo che le iniziative debbano sempre essere dislocate in ogni angolo della città e questa ne è una prova. Abbiamo voluto scegliere un quartiere periferico di Pescara dove c'è un campo bellissimo e che ha una struttura importante che può ospitare un evento così dettagliato e soprattutto un evento che è di risonanza nazionale. Quindi siamo davvero contenti, abbiamo coinvolto la cittadinanza
Vicinanza Tutta, abbiamo organizzato un torneo di bambini che partecipano a un progetto che stiamo organizzando e stiamo gestendo da inizio anno con Sport e Salute, che si chiama Fuori Classe. E abbiamo tutti gli ingredienti per poter fare bene, poter attraverso lo sport garantire a tutta la città la stessa importanza. Tornano i campionati e torna anche la nostra ampia pagina sportiva del lunedì. Iniziamo dalla Serie C, una rete di Facundo Lescano regala il successo all'esordio al Pescara che vince contro l'Avellino e incamera i primi 3 punti della stagione. Vittoria meritata per i biancazzurri con Colombo nel dopogara soddisfatto della prova dei suoi. Inizia con una vittoria la nuova avventura del Pescara in Serie C all'Adriatico. Nel primo big match della stagione i biancazzurri battono di misura ma con pieno merito l'Avellino grazie ad una rete di Lescano segnata al 18° della ripresa. Grande secondo tempo per gli abruzzesi che mancano più volte il raddoppio prima del miracolo di Prissari nel finale. Su Canutè Colombo schiera i suoi con il 4-3-2-1 in campo dall'inizio i Bebi, Germinario e Delle Monache, panchina per gli ultimi arrivati Palmiero, Brosco, Vergani e De Sogus. Fra gli Irpini in campo il fresco ex Ianes Campani che giocano con il 3-4-3, oltre 4.000 le presenze sugli spalti, partenze equilibrate con buon ritmo di gioco. All'11° Lescano dai 20 metri mette la palla sopra la traversa, al 12° Lescano da posizione più vantaggiosa scalda i guantoni di Marcone che si rifugia in calcio d'angolo, sale la pressione biancazzurra con il Delfino a spingere e a fare la partita. Al 26° si vedono però gli ospiti con Guadagni che chiama il portiere pescarese alla parata a terra. La gara, seppur non esaltante, è sempre viva con i biancoverdi che poi si rivedono al 36° e ancora con Guadagni che in area calcia non inquadrando lo specchio della porta. Si arriva così ai minuti finali senza emozioni e con il primo tempo che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni. All'8° però Colombo spedisce sul terreno di gioco Jabois e Colai per Germinario e Delle Monache e per il Pescara è un'altra musica. All'11° Mora dei 20 metri va a spedire il pallone di poco al lato, spinge il Pescara al 14° Ricciardi spiana la strada a Colai che con uno scavetto mette il pallone fuori di nulla. Attacca la formazione adriatica con gli ospiti a difendere sulla tre quarti. Al 18° però la formazione di casa sblocca il punteggio con Lescano che sugli sviluppi di un angolo calciato da Colai in corna di testa in maniera perfetta non lasciando scampo a Marcone. Pescara 1, Avellino 0 ed esplode l'Adriatico con i biancazzurri che vanno ad esultare sotto la Nord. Il Pescara ci crede e al 25° con Colai sfiora il raddoppio. Passa un minuto e tocca a Cupone mancare il bersaglio grosso. Attacca senza soluzione di continuità la squadra di Colombo con Mora pericolosissimo alla mezz'ora con il pallone al lato di poco. Il Pescara sciupa troppo e al 31° dopo gli ingressi in campo di Palmiero e Tupta e Cupone a divorarsi ancora il gol del 2-0. Al 34° brivido però in area abruzzese con Murano che trova però Plizzari attentissimo. I minuti finali del match vedono la prevedibile pressione ospite con al 44° la super parata di Plizzari su Canutè con la festa che poi al 94° inizia sotto la Nord. Il Pescara vince e inizia nel migliore dei modi la stagione. È solo la prima giornata ma il Delfino già piace ai tifosi e domenica prossima nella prima trasferta del campionato attese verifiche importanti al Francioni di Latina con i laziani del direttore sportivo abruzzese DOC Marcello Di Giuseppe. Ci mancherebbe che non fossi felice per la prestazione al di là del risultato. Una prestazione soprattutto, a me è piaciuta la prima mezz'ora. Io so che non abbiamo mai tirato in porta, però c'è stato quello che su cui stiamo lavorando, aggressività andando in avanti, abbiamo recuperato tanti palloni nella metà campo avversaria e poi è mancata magari la fase più lucida della finalizzazione, però eravamo costantemente, finché l'intensità ci ha sostenuto sulle gambe, eravamo aggressivi ed è una squadra questa che vorrei che fosse sempre come la prima mezz'ora, ma è comprensibile che in un momento come questo del campionato non si possa reggere a lungo l'intensità. Ecco perché ieri in conferenza pre-gara dicevo che poi le partite, nelle partite ci sono più partite e noi siamo stati bravi e fortunati nello sbloccare, un po' meno bravi nel non capitalizzare le occasioni che abbiamo creato per chiuderla. E bravi e fortunati perché Plizzari veramente ha messo 2 pezze importanti nel non subire la rete.
primo tempo secondo me ha fatto meglio il Pescara, soprattutto proprio nel tenere il campo, ha tenuto il campo meglio di noi, anche se poi grosse situazioni non abbiamo sofferte, però sinceramente loro sono partiti aggressivi e noi soprattutto in costruzione abbiamo avuto poco coraggio. Abbiamo lottato, la squadra a livello caratteriale non gli si può imputare nulla. Poi il secondo tempo secondo me siamo partiti bene, e stavamo tenendo bene il campo fino all'errore di Ricciardi quando è andato a impattare la palla, l'ha un po' strusciata e ha concesso quell'occasione da gol. Da quel momento ho avuto una sensazione che la squadra abbia avuto un po' di timore e infatti sono stati quei 10 minuti e il Pescara riusciva a essere aggressivo, noi ci schiacciavamo troppo, abbiamo concesso 2 o 3 tiri dal limite, non occasioni nette in area ma 2 o 3 tiri dal limite comunque pericolosi. E da cui poi è nato, se non mi sbaglio, anche il calcio d'angolo. Non male che poi prende, le palline attive sono un gioco nel gioco, diciamo. Fanno parte, secondo me, è un'altra situazione lì. Sulle palline attive bisogna essere un po' più concentrati, anche se c'eravamo, secondo me un paio di errori ci sono stati. Scendiamo in Serie D, esordio positivo per il Chieti che all'Angelini supera 3-1 il Vasto Girardi. Riosa, Ferrari e Rossi, marcatori dei nero-verdi che partono subito forte in campionato. Poco bello ma estremamente cinico, il nuovo Chieti targato Ettore Serra supera alla prima il Vasto Girardi e per ora dà un calcio allo scetticismo iniziale. Cambia Corrado Cotta, il tecnico teatino mette da parte il 4-4-2 scelto in Coppa Italia optando per il 3-5-2 con Spinelli nelle retrovie ad agire da braccetto con Ferrari e Damian Salto. Fischia Recchia di Brindisi, a rompere l'indugi e far pendere da subito l'ago della bilancia da parte nero-verdi è un episodio dubbio a centrocampo. Lo russo va a terra dopo contrasto con Damian Salto, il direttore di gara fa continuare così. Dall'altra parte la sfera arriva a Palmisano che non si fa ingolosire e serve il meglio appostato Riosa, per cui è un vero gioco da ragazzi mettere in rete e siglare la prima stagionale del nuovo Chieti. Vasto Girardi fatica inizialmente a prendere le misure del terreno di gioco ma trova l'occasione per pareggiare prima del quarto d'ora. Fiori sul settore di destra sfugge la marcatura di Pietrantonio e Spinelli, il pallone al centro è con i giri giusti ma incredibilmente lo russo da 0 metri mette sopra la trasversale. Il Chieti è costretto ancora alla difensiva quando di nuovo Fiori, classe 2003 molto interessante, taglia a fette la difesa e poi serve all'indietro Cale M contratto dalla difesa al momento della conclusione. Alla mezz'ora è ancora Vasto Girardi, Ruggeri al terzo tentativo da calcio piazzato da posizione defilata colpisce la parte alta della traversa. Tegola nel Chieti poco prima del termine della prima frazione di gioco quando Pietrantonio è costretto ad alzare bandiera bianca, per lui guaio muscolare. Al suo posto entra D'Innocenzo che va ad agire da mezzala con Masavuda ad allargarsi sul settore di sinistra. Nella ripresa pronti via Vasto Girardi trova il pareggio, complice però l'infortunio del portiere Vitiello che si fa sfuggire il tiro forte ma non difficile da controllare di Fiori. Sfera che resta nell'area piccola, il più lesso di tutti è Hernandez, seconda in stagione per lui dopo il gol in Coppa Italia. Neroverdi finora sulla difensiva si fanno rivedere in avanti al 16° e sono letali. Punizione corta di Poletto per Giacomo Rossi, trappola del fuorigioco che non si attiva e Ferrari lasciato libero in aria di testa mette la sfera all'incrocio dei pali. Gioia grande per il difensore da poco tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato. Colletti prova a scuotere i suoi cambiando modulo passando ai 3 difensori ma questo apre gli spazi nel settore centrale del campo e proprio da qui nasce il tris neroverde. Barbetta lavora bene spalle alla porta e passaggio illuminante per l'inserimento di Giacomo Rossi che con freddezza mette alle spalle di Petriccione. Finale di totale sofferenza per il Chieti che subisce anche l'espulsione di Poletto per somma di ammonizione, ma nei 4 minuti di recupero non accade nulla e Chieti che al triplice fischio può festeggiare i primi 3 punti del campionato. Un secondo tempo da incorniciare per il Notaresco che piega la resistenza del Matese con la rete di Gelsi e si regala una vittoria fondamentale per iniziare bene e guardare con fiducia l'obiettivo stagionale della salvezza. Jacopo Forcella. Il Savini e il gol di Alessandro Gelsi trascinano il Notaresco al primo successo stagionale, meritato, indiscutibile per quanto visto nel primo, ma soprattutto nel secondo tempo, interpretato con rabbia e agonismo da una squadra che un mese fa non c'era nemmeno. La rincorsa di questa comunità verso il girone F a livello di tempi ha del quasi miracoloso, ma la strada è ancora molto, troppo lunga. De Padre lancia dal primo minuto sia Sarli che Coscia, arrivati in settimana nel 3-5-2, che non correrà grossi
grossi rischi nei 96 minuti di gioco. Il Matese prova a fare la partita, ma il Notaresco è volitivo e tenta con Sarli, è arrivato da poco la via della rete senza precisione. La replica a 5 giri di lancette più tardi con il traversone di Scipioni e Grauberg, che si allunga ma trova la deviazione in corner del suo marcatore. Intorno alla mezz'ora Gelsi trova il corridoio giusto per Sarli, ma la punta perde il tempo per la battuta e si fa rimontare da Riccio. La risposta è campana al 31esimo quando Ricciardi calcia in maniera potente ma troppo alta la punizione da buona posizione. La formazione di Tiziano Leparre nel secondo tempo sembra poter subire di più, ma fa anche più male quando attacca, a merito di un Coscia che sale di livello e sulla destra crea per gli attaccanti rossoblù. Al 57esimo si trascina il pallone oltre la linea di fondo e la battuta di Gelsi è inutile perché il gioco è già fermo. Il Matese rischia di mettere il naso avanti con la girata aerea di Ricamato su corner di Ricciardi, su cui Scibe è attento, ma va sotto un minuto dopo. La transizione di Coscia è super, stavolta così come la diagonale di Gelsi, che batte Palombo e fa esplodere il Savini. Perrotti inserisce l'ex Esposito, ma è Sarli su corta ribattuta della difesa a sfiorare il bis a stretto giro per il Notaresco. Chi ci va vicino davvero è sempre Alessandro Gelsi, il suo siluro. Si stampa sulla traversa e quello successivo sfiora il montante alla sinistra di Palombo. Nel finale Blando, entrato da poco, avrebbe una prateria per chiudere il match, ma Setola lo trattiene vistosamente e da ultimo uomo rimedia il rosso diretto, che però non chiude le emozioni, a chiuderle con la solita saracinesca abbassata e Clevis Sciba al 96esimo su Liccardi per una vittoria giusta, legittima, davanti ad un Savini che sembra idealmente aver ritrovato entusiasmo contagioso per i propri colori. Ed altra vittoria, quella del Pineto, nella partita più scoppiettante della prima giornata di Serie D. Biancazzurri che segnano 4 volte col Termoli, ma vivono gli ultimi minuti con un po' di apprensione. Alla fine la squadra di Amaolo la spunta 4-3. Roberta Di Santa. Il Pineto dà il là al campionato con un roboante 4-3 contro la neopromossa Termoli in una sfida che mancava dal palcoscenico della Serie D da ben 26 anni. Una vittoria di misura che mette in luce certezze, il buon primo tempo dei biancazzurri chiuso sul parziale di 3-0 e solleva qualche dubbio con i locali che nella ripresa subiscono il ritorno del Termoli che riesce a rimontare 3 reti. L'approccio dei biancazzurri alla contesa è perfetto, dopo appena 7 minuti la gara si sblocca grazie al diagonale col contagiri del giovane classe 2003 Gurini, che incrocia all'angolino e porta in vantaggio i locali 1-0. Passano 3 minuti e il Pineto raddoppia. Cigliano commette fallo in area su un Giambè e il direttore di gara accorda la massima punizione in favore dei locali. Allegretti dal dischetto non sbaglia, insaccando alla sinistra di Mora il 2-0. La reazione del Termoli al 13esimo con un'azione insistita dei giallorossi, prima dal limite romano impegna Mercorelli in corner, quindi ancora l'estremo di casa si fa trovare pronto a disinnescare sul corner successivo, quindi nuovamente Romano da fuori spedisce di poco alto sulla traversa. Ma al 27esimo i biancazzurri vanno vicinissimi al terzo gol con Losicco, che da 2 passi non riesce a superare un attento Mora. L'appuntamento con il Trieste è però solo rimandato. Al 42esimo un Giambè ruba palla a Cestaro sulla tre quarti e va all'1-1 con Mora, superando l'estremo molisano e firmando il 3-0 proprio sul finale di frazione. All'intervallo, omaggio della tifoseria in occasione del 60esimo anno di storia del Pineto Calcio al presidente Silvio Brocco per l'impegno profuso in questi anni, con la consegna da parte dell'ex calciatore biancazzurro Beniamino Budiani di una targa ricordo. In apertura di ripresa Amaolo richiama l'autore del primo gol Gurini per inserire Mininkleri con Foglia arretrato a terzino sinistro. È proprio il numero 10 crea il primo pericolo al quarto minuto con un tentativo di rovesciata che impegna Mora in presa bassa. Ma al quinto il Termoli accorcia le distanze con Carnevale che raccoglie il traversone dalla destra e con ottima scelta di tempo si inserisce insaccando di testa il gol del 3-1. E ancora Carnevale all'ottavo calcio alla botta dalla distanza che impegna a quei punti un attento Mercorelli. Ma l'entusiasmo ritrovato del Termoli viene spezzato al decimo minuto da un ispirato Allegretti che con una pregevole azione personale supera per la seconda volta Mora
Nora e cala il poker al Mariani Pavone. Un Allegretti che al 23esimo lascia tra gli applausi il terreno di gioco per far posto a Ferrini, col Pineto che passa al 3-5-2, ma al 27esimo il Termoli accorcia nuovamente le distanze siglando la rete del 4-2 con la girata sotto misura del neo entrato Carnicelli che anticipa la difesa bianca-azzurra e insacca alle spalle di Mercorelli, la rete che riaccende l'entusiasmo dei tifosi molisani giunti al Mariani Pavone che esultano all'85esimo quando Filogamo con un insidioso tiro cross a spiovere sorprende la retroguardia locale e riapre la partita firmando il 4-3 e dando il là ad un finale che mette in apprensione i locali costretti a difendersi dal ritorno dei molisani. Dopo 4 minuti di recupero il risultato però non cambia e il Pineto può tirare un sospiro di sollievo per i primi 3 punti stagionali conquistati. Termoli che nonostante la sconfitta esce a testa alta dal Mariani Pavone soprattutto per quanto di buono confezionato nella ripresa ma con qualcosina da registrare in fase di approccio alla partita. Questa sera non perdete la prima stagionale di Replay, trasmissione sul Pescara Calcio condotta da Enrico Rocchi. L'informazione invece torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.